Ale Carpi, Ale, 13esima puntata Coppa Italia Milan Carpi. Siamo in compagnia di Marco Berta. Allora Berta, solo Carpi. Viaggio è andato tutto bene, Berta? Benissimo, al pari va più che altro un viaggio di lordo, più che andare a Milano. Unità si parlava. Se ci mettevamo una Madonnina davanti ci facevano anche non pagare il parcheggio. Ascolta Marco, bellissima cornice questo stadio, fantastico direi. Si vede benissimo da qualsiasi parte, direi. Molte presenze del caso. Sì, non pensavo nemmeno io. Direi che siamo all'ordine di 500-600 persone. Non pensavo neanche così. Formazione, diciamo, l'hanno già data, quindi noi non la diamo perché già hanno anticipato. Esatto. E poi ci sentiamo dopo per l'intervallo per alcune considerazioni. Ale, Carpi, Ale. Siamo all'intervallo, siamo già sotto di 2-0 ragazzi. Qualche considerazione. Primo gol. Errore del portiere, è uscito lungo, diciamo, molto lungo. Forse poteva rimanere in porta perché c'era già in copertura un difensore. Se l'attaccante, diciamo, saltava il difensore, c'era ancora lui, sì. Diciamo che venendo fuori ne ha saltati due in un colpo solo. Ha liberato la porta e nel suo secondo gol un giallo poteva essere speso. Sì, Romagnoli lì poteva stendere il suo avversario. No, era un fallo tattico, però rischiando il giallo. Ma... Però diciamo che la formazione non ci ha convinto del tutto. No, non c'è possesso palla, si spera... Abbiamo lasciato l'attaccante da solo. Esatto. E si spera che nel secondo tempo ci siano qualche cambiamento. Anche non è certo stellare. No, la difesa è perforabile. Esatto, abbiamo visto delle spazzate anche da parte loro, veramente inguardabili. Siamo andati davanti poche volte alla porta comunque. Diciamo che centrocampo... C'è anche una certa paura a tirare perché siamo arrivati al limite dell'area, però... Senza concludere. Speriamo in qualche cambio subito dall'inizio del secondo tempo, direi. Un bollettino, il primo quarto d'ora da tenere. Da poter vivo la speranza. Per adesso un'insufficienza. Spererei di vedere anche l'attaccante nuovo, dargli un po' di più. Esatto, guardiamo, ma sicuramente verrà su. Sicuramente io farei venire su. È in panchina perché non sfruttarlo. Ok, va bene ragazzi, intanto ci riposiamo un attimo in questi 15 minuti, poi ci sentiamo per le considerazioni finali. Ragazzi, Ale, Carpi, Ale. Carpi Ale, finito l'incontro. C'è delusione perché il primo tempo siamo andati sotto 2-0, purtroppo la formazione non è stata azzeccata, è stata sbagliata, e fare due gol è sempre il Milan, anche se ha dei problemi. Ma tant'è vero che subito all'inizio del secondo tempo, con i due cambi di Crimi e Mancosu in gol. Bene, ha una corsa, bella, veramente è un razzo. Bella, davvero, e adesso ci giochiamo la salvezza, speriamo, è un buon auspicio, ecco. Diciamo che l'ultimo cambio con l'ingresso di Martigno proprio non è inconcludente, forse avrei messo Di Gaudio, ma forse non l'ha voluto rischiare. Di Gaudio non l'ha rischiato, sempre in panchina giocando con Lasagna di avanti tutti. C'è tanti problemi di formazione, comunque è un 2-1 che comunque ci lascia un po' l'amaro in bocca. Si poteva fare qualcosa di più, sì, secondo me. Abbiamo la nostra squadra, e però i problemi del Milan si potevano sfruttare. Sì, esatto, non mi sembra quella gran squadra, no, ecco. La difesa
ha la fortuna di aver incontrato, incontrerà diciamo due squadre. E adesso veramente rischia di andare in finale davvero, anche se differenti punti per l'Alessandro lo spese. Va bene ragazzi, adesso torneremo indietro con la nostra corrierina, aspettiamo che ci facciano uscire e un saluto a tutti i nostri amici. Ale, Carpi, Ale.